corre come un furetto, come un cucciolo di ghepardo, implacabile e sgusciante. Piccolino e rapidissimo nei cambi di direzione. La palla è ancora per l'indemoniato Sosa, va via Sabau. Però è anche un marcatore fenomenale. Un uomo d'area che la butta dentro spesso e volentieri. Uno che sa calciare le punizioni come pochi. Per Sosa i coloriti complimenti del presidente della Fiorentina. Ammazza, ma sei stato un ira di Dio Sosa oggi. Proprio a Firenze dovevi essere così. Ammazza come hai giocato, complimenti. Questi due gol che cosa vogliono dire? Sono messaggi al presidente? No, no, niente. Questi due gol sono del Rubens Sosa che sta lavorando molto bene fino alla fine di questa stagione. Dopo si vedrà, il presidente giustamente fa lo suo e fa l'Inter ancora più forte. Speriamo di essere il prossimo anno. Sosa arriva a Milano dalla Lazio per formare un nuovo tridente d'attacco con Pance e Veschillaci. Ma il macedone si rivela inadatto al calcio italiano e rimane ai margini. Bagnoli punta su Totò e sull'uruguagio. Nelle prime giornate però l'Inter stenta. Schillaci e Sosa hanno segnato solo due reti a testa nelle prime 13 partite. Poi Ruben esplode. Ruben Sosa, finora inutilmente impegnato a sottrarsi alla marcatura, trova lo spiraglio esatto. Ruben Sosa si sblocca improvvisamente e segna 18 gol nelle restanti 20 partite. È profondità, opportunità per Ruben Sosa, tiro! L'Inter inizierà una rimonta al Milan campione ormai da 2 anni, che sfumerà per soli 4 punti. Sosa calcia dal dischetto e sblocca il risultato, 1-0. Cambiato dopo che ha visto che Aguilera andava a dire marcheggiando, di solito lei lo tira. Sì, Aguilera mi conosce molto, mi ha tirato tanti rigori nazionale e sicuramente io solito tiro sulla sinistra sua, allora è cambiato perché lui si è avvicinato, è andato benissimo. Gioca un'ottima stagione non solo come marcatore, ma come giocatore di quantità, grazie alla sua corsa, e come assist man. Un lancio di 30 metri del sudamericano consente a Fontolan di realizzare la rete del raddoppio. Contro il Parma, con l'Inter sotto di un gol, Ruben Sosa sigla prima il pareggio e poi inventa un assist per la testa di Nicola Berti, che dà il gol e la vittoria ai nerazzurri. Sinistro di Sosa che ribalta davanti. Sosa rifila nella stessa stagione una doppietta a Fiorentina, Brescia, Torino, Ancona e Pescara. E dopo l'inizio stentato, fa 18 reti nelle restanti 20 partite. Il cross di Agostini di destro, il colpo di testa di Sosa e il pareggio dell'Inter. Ruben converge Sosa, la palla sul destro ed è il 2-1 per l'Inter. Ancora una prodezza di Ruben Sosa. Vediamo dunque questa Inter sempre più Sosa dipendente. L'uruguaiano ha segnato 2 gol al Pescara. Fontolan Ruben Sosa che dai 16 metri realizza la sua 11ª rete stagionale. 34esimo Ruben Sosa chiude la gara urlando di testa di Berti e al volo Ruben Sosa fa 2-0, 12ª rete per lui. Dunque Ruben Sosa si conferma ancora una volta l'uomo squadra dell'Inter di quest'anno. Sosa in area vastosa al tiro e segna. Gol di Sosa per l'Inter, siamo al 27esimo del primo tempo, ancora lui, ancora Ruben Sosa, sblocca la situazione per i nerazzurri.
Sosa, servito da Schillaci, fredda di sinistro Marchegiani, 1-0. Così al 61esimo Sosa tutto da solo lascia di sasso la retroguardia granata e segna il gol del 3-0 per l'Inter, la sua 20esima rete in questo campionato. Una media impressionante che lo fa chiudere a quota 20 in campionato. Bottino eccelso per l'esordio in nerazzurro. E forse l'unico a credere in uno scudetto che avrebbe dell'incredibile. Nel giorno del suo 27esimo compleanno, Rubens Sosa indossa la maglia numero 10, quella dei grandi geni del calcio, regalando i tre lampi che sorreggono un Inter che dipende dai suoi tocchi, dalle sue intuizioni. Sosa è un momento che tocca la palla, diciamo, e c'è la fortuna del gol. Devo dire che fisicamente si trova molto bene e la squadra sta giocando un bel calcio. Schillaci azzecca il colpo di tacco, l'uruguaggio fa scorrere il pallone sulla sua sinistra prima di infilare in diagonale, mister. Seconda stagione di Sosa all'Inter è una delle più pazze in assoluto della pazza storia nerazzurra. In campionato, infatti, è uno degli anni più neri di sempre, che si chiude a 31 punti, appena un punto in più del Piacenza retrocesso. Però si rivince la Coppa UEFA. Anche nelle due finali, l'andata a Salisburgo, il ritorno in casa, Sosa si mette in luce, sacrificandosi molto per la squadra e fornendo l'assist per il gol decisivo. Gionk per Sosa, sinistro, palo clamoroso! Grande azione dell'Inter, Rubens Sosa accoglie l'incrocio dei pali. Brucia ancora quella traversa colpita sul finire del primo tempo, Sì, sì, è stato un tiro molto forte. Dispiace perché era importante fare gol, però no, l'importante è che abbiamo vinto, abbiamo dato tutto, adesso a pensare al ritorno. È in campionato, dove segna altri 16 gol, confermandosi prolifico oltre che saettante, che fa una partita capolavoro. L'Inter affronta il Parma, diventato improvvisamente una grande del calcio italiano, e Rubens Sosa si carica la squadra sulle spalle. Calcio di punizione di Sosa, Ballotta è superato, ma il palo lo aiuta e il pallone attraversa tutto lo specchio della porta, proprio al di qua appena della linea. Sullo 0-1 approfitta di un mezzo pasticcio in uscita del portiere Bucci e la mette dentro di testa. È un falco invece Rubens Sosa che sul filo del fuorigioco approfitta dell'uscita avventata del portiere parmense Bucci per confezionare l'1-1. Ma il Parma non demorde. E allora Sosa, forse prefigurando che in quella stagione non felice per il campionato, un solo punto in meno potrebbe significare tragedia, calcia due punizioni di seconda, una più bella dell'altra, che volano terra-aria e non lasciano scampo al Parma. Nel momento più difficile emerge il fuoriclasse. Rubens Sosa inventa il raddoppio con una punizione micidiale. Dalla ripetizione si può meglio apprezzare la rara precisione del tiro dell'attaccante uruguaggio. Il furetto dal sinistro d'oro, gran punizione, gran gol, 2-1 per l'Inter. È la serata di Sosa questa, eccolo esibirsi in un sinistro maligno dalla bandierina. La partita propone ancora una punizione bomba di Sosa, palla che entra in porta e schizza via dopo aver abbattuto sulla traversa. Sosa calcia di sinistro, con una potenza e una precisione davvero impressionanti. La palla gira poco, non ha grande effetto, non deve aggirare la barriera. Però velocissima in entrambi i calci sotto la traversa e arriva prima che il portiere possa opporvisi, proprio perché è un missile terra-aria. Il Meazza è tutto in piedi a tributare il giusto riconoscimento al piccolo genio con la maglia numero 11. Entrando in campo con questa grinta, con questa voglia di far bene, credo che l'Inter
è l'intasciurta, diciamo. Rubén Sosa, il velocissimo sudamericano, ha una capacità nel calcio da fermo che rimpingua il suo già ricco bottino con la maglia dell'Inter. 44 gol in 76 partite. Godetevi il sinistro magico di Sosa e osservate anche l'incredulità di Peruzzi. Acrobatica, mette dentro Sosa, davvero una prodezza. Uno, due, come in un balletto classico. Fatelo a casa, diventerete campioni. Ma attenti ai cristalli di Boemia. Un gol fantastico quello di Rubén Sosa, che ha pagato il biglietto e è uscito davvero soddisfatto da San Siro. Sembrava che i tifosi dicono tira subito, non tirava mai. Però un gol importante per l'Inter, perché ha tranquillizzato la partita e per me che ci tengo molto a restare. Per i genuani è come bere un litro di grappa uruguayana a digiuno. Tutti ubriachi.